Buongiorno a tutti, bentrovati. Sono Maria Cristina Scalabrini, responsabile dell'area primaria per Mondadori Education. È un piacere per me essere qui con voi questo pomeriggio e condividere con voi l'esperienza di questi due libri che presentiamo oggi. Oggi presenteremo il libro di lettura, Parola in cerchio, e presenteremo il sussidiario Password. E in questa esperienza voi potrete partecipare e fare le domande che desiderate alla fine. Riceverete l'attestato se vi siete registrati. Comunque poi ci sono tutte le informazioni che vi passeranno i colleghi se ci sono dei dubbi. E a questo punto vi presento il gruppo di persone che hanno lavorato con me alla creazione di questi due progetti e che sono qui con voi per confrontarsi e per raccontarvi questa nostra avventura. Cominciamo con Laura Valdiserra. Laura, buongiorno. Buon pomeriggio a tutte e a tutti. Benvenuta Laura. Laura Grazie. Valdiserra è l'autrice di queste nostre Parole in cerchio, è un'autrice molto feconda per la scuola primaria, è stata insegnante formatrice per la scuola primaria, in particolare per l'ambito delle letture, ma ha al suo attivo anche progetti di matematica, quindi voglio dire è un'autrice a tutto tondo. I suoi libri sono sempre un grande successo e quindi siamo felici per quest'anno di presentare questo progetto. Presento poi due delle autrici del sussidiario, Tiziana Canali. Buongiorno Tiziana. Buon pomeriggio a tutti, grazie. Anche Tiziana lavora con noi da 20 anni, credo, vero Tiziana? Ci conosciamo da tantissimo tempo, è autrice di libri per le vacanze, è autrice di sussidiari, tantissimi sussidiari di grande successo che abbiamo fatto insieme, in particolare dell'area antropologica, quindi geografia e storia. È insegnante di scuola primaria, è laureata in pedagogia e è formatrice anche lei. E poi passiamo a Donatella Merlo. Buongiorno Donatella. Buongiorno, buongiorno, un saluto a tutti. Buongiorno, anche Donatella è un'autrice di libri della scuola primaria, è formatrice soprattutto nell'ambito della matematica e delle scienze, è un'esperta di STEAM e con lei infatti oggi parleremo soprattutto delle scienze. Purtroppo non può essere con noi l'autrice Germana Girotti, che salutiamo a distanza, che è la nostra autrice di matematica, un'autrice storica della casa editrice, e quindi presento Fabiana Polese, che è la mia collega e amica collaboratrice storica, ci conosciamo da più di 10 anni, con la quale sempre faccio i libri. In particolare Fabiana si occupa dell'area scientifico-matematica, perché è laureata in scienze naturali ed è una specializzata in didattica delle scienze e della matematica, quindi benvenuta. E poi vorrei che insomma, accogliessimo con grande entusiasmo la presenza di Anna Maria Piccione, Grazie che ringrazio veramente di cuore di essere qui con noi, perché a voi. ci dà la Grazie a possibilità. voi, è un piacere e un onore essere qui. Ecco, per noi è anche veramente, siamo molto emozionati di averti qui, perché vogliamo con la tua voce provare a vedere anche le cose da un punto di vista diverso, perché qui ho presentato tutto un team che si occupa di didattica, che sono maestre di scuola, hanno la loro esperienza appunto proprio anche nelle classi, eccetera. E invece Anna Maria è un'autrice di libri per bambini, per ragazze, un'autrice che ha al suo attivo più di 90 titoli. E quindi cosa ci porta? Ci porta una visione più ampia, quella che è la visione un po' del mondo, di uno sguardo più
io direi più poetico forse di tutto questo. E quindi tra la presentazione delle letture e la presentazione del sussidiario sentiremo la voce di Anna Maria, che ci racconterà appunto come la lettura e le parole possono aiutarci a creare educazione civica e democrazia. Quindi ringraziamo veramente Anna Maria di stare con noi, di darci questo suo contributo, e io direi che per voi va bene, cominceremo proprio a entrare nel vivo, nel cuore di questo progetto, cominciando a presentare il libro di letture, che si chiama appunto Parole in cerchio. Ecco qua, dovreste vedere il mio schermo, e cominciamo subito con appunto vedendo la configurazione di questo progetto, che è per le letture di quarta e di quinta. La configurazione è come vedete, è un'offerta straordinaria, perché abbiamo più di 1360 pagine in questo progetto. In classe quarta abbiamo il libro di lettura col suo quaderno delle mappe, il libro di grammatica col quaderno delle mappe, un libro dedicato alla scrittura, un quaderno di lessico, famiglie di parole, e un quaderno di educazione civica e un quaderno di arte e musica. Per la classe quinta abbiamo il libro di lettura, il libro di grammatica e i due libri delle mappe. Quindi il quaderno di educazione civica, il quaderno di arte e musica e famiglie di parole sono in verticale. Cominciamo subito col cuore del libro, che è appunto il libro di lettura, che prevede l'alternanza di unità tematiche e di unità tipologiche. Questo perché vogliamo offrirvi delle lezioni varie e stimolanti. Nella parte dei temi ci occupiamo soprattutto di comprensione dei testi, e nella parte dei generi, vedete quella rosa, ci occupiamo di analisi dei testi nel genere delle tipologie. Affrontiamo ora un'unità dei temi. Vedete, si parte da una grande apertura molto evocativa, con dei disegni bellissimi, un breve testo che ci introduce nella magia di questo tema, e poi delle attività che dico la mia, dove si sviluppa il lavoro in cerchio, come diciamo noi, cioè si lavora insieme e si impara a parlare e a discutere. Nella rubrica per parlare bene ci sono tutte delle strategie che possiamo mettere in atto proprio per l'ascolto ed il parlato. Abbiamo poi ovviamente un'antologia che presenta testi misti di diverso genere e tipologia, con un percorso di tipo induttivo. Quindi prima leggiamo, facciamo delle domande nelle rubriche comprensioni, e poi abbiamo un piccolo box di laboratorio diffuso, che potete vedere qua, dove abbiamo proprio facciamo il focus su quello che abbiamo imparato in qualche modo dal testo, direttamente dal testo. Seguono ovviamente tantissimi esercizi aggiuntivi di riflessione, scrittura, educazione civica e quindi anche compiti di realtà. L'unità si conclude con uno schema di riepilogo visuale, in modo tale da non solo avere del testo, ma avere anche l'opportunità di un aggancio visivo. Questo è utilissimo per tutti, ma soprattutto per i bambini BES. Questa pagina di riepilogo, questo schema, è appena prima della verifica, e quindi è un supporto anche per prepararsi alla verifica successiva. Ecco qui la verifica, per ogni unità ci presenta, è una verifica formativa, ci presenta tutti i nodi della comprensione, sono attività in linea con le prove INVALSI, e abbiamo anche un'autovalutazione. Aggiungo che tutti gli esercizi sono attivabili sul libro digitale e sono autocorrettivi. Questo è molto utile, soprattutto pensando alla didattica a distanza, che in questi mesi ci sta preoccupando notevolmente. Allo stesso modo, le unità rosa dei generi e delle tipologie seguono un criterio simile, quindi sempre un testo che ci accompagna, sempre un disegno immersivo, e poi qui abbiamo una rubrica sulla riflessione dei gusti di lettura.
Poi abbiamo tutta l'antologia che presenta sia un proseguimento del lavoro di comprensione, perché ovviamente quello che abbiamo fatto nelle unità precedenti non lo dimentichiamo, e poi abbiamo un'attenzione a analisi e genere testuali, sempre col metodo del laboratorio diffuso, vedete questi box azzurri, e sempre il metodo quindi induttivo. Nelle pagine troviamo dei rimandi puntuali al libro di scrittura, quasi pagina a pagina, perché lo stimolo deve essere continuo se vogliamo creare un progetto anche integrato con il libro di scrittura. Anche per i generi e le tipologie chiudiamo con una pagina di riepilogo facilitata, guidata, dove i bambini devono attiva, quindi i bambini mettono in gioco le loro le cose che hanno imparato e le riepilogano. Qua al piede troviamo riferimento sia al quaderno di scrittura, ma anche a un fascicolo delle mappe, un fascicolo di 16 pagine che è appiccicato con un punto colla nel libro e può essere tolto e riappiccicato, in modo tale che facciamo il focus anche con lo strumento delle mappe su quello che abbiamo appreso dal punto di vista tipologico. E poi la verifica formativa con tutti degli esercizi sempre che seguono un po' la modalità Invalsi, sia di comprensione che di analisi, e sempre l'autovalutazione. Ma vogliamo mettere la lettura al centro, perché il libro di lettura è un libro fondamentale proprio anche per innamorarsi della lettura. E ogni volta che troviamo in questo libro questo elemento che sarebbe un uccellino strumento digitale, abbiamo un collegamento con Leggendo Leggendo. Che cos'è Leggendo Leggendo? Leggendo Leggendo è un sito di Mondadori, ragazzi, è un sito che offre un catalogo enorme di autori, titoli divisi per aree tematiche, divise per età, aggiornato continuamente, abbiamo più di 100 novità all'anno che vengono aggiornate mensilmente, e in questo sito si offrono un sacco di tantissime percorsi di letture e schede didattiche. Cosa abbiamo fatto? Ogni volta che c'è un brano che rientra in questo in Leggendo Leggendo, abbiamo l'opportunità di accedere direttamente alla scheda di lettura, che presenta appunto la spiegazione del libro di cui abbiamo tratto il brano, con la storia, la trama, i temi, la possibilità di elementi di discussione, e delle 4-5 pagine con delle attività già guidate e preorganizzate per la lettura del libro. Questo perché? Perché se voi volete decidere anche di leggere uno di questi libri in classe, avete già delle materia pronta per lavorare. Quindi il riferimento è al sito, ma anche nello stesso libro, nel libro digitale, potete scaricare queste schede di lettura. Continuiamo col progetto, vi ho detto che abbiamo anche un libro di scrittura, uno per classe quarta, uno per classe quinta, molto ben collegati al piede con dei riferimenti precisi tra i due libri. La scrittura è un elemento molto importante in questo progetto, è molto ricca, è molto fogliata, ci sono più di 120 pagine e presenta tre sezioni. La prima parte sul processo di scrittura, quindi insegnare a progettare, scrivere e rivedere un testo. Poi tutta la parte sui generi e tipologie e una lunga parte sul riassunto, che sappiamo essere una competenza fondamentale anche poi per affrontare le medie. Anche qui abbiamo moltissime tipologie di esercizi, molto guidati, molte attività di lessico e poi degli schemi di riepilogo che aiutano a fare il punto su come, aiutando i ragazzi nella scrittura, mai lasciandoli da soli e in preda alla pagina bianca. Ora facciamo un piccolo focus sul libro di grammatica, che anche qui sono sono 192 pagine per classe. Abbiamo una grandissima quantità di esercizi, perché sappiamo che questa è una grande necessità degli insegnanti, quindi ogni pagina presenta sempre un metodo induttivo, quindi prima si esplora quella che è la regola attraverso degli esempi e i bambini cercano di dedurre qual è la regola. Abbiamo poi una serie di esercizi in pagina, un rimando con segnalato puntuale a delle pagine di esercizi di consolidamento per approfondire e interiorizzare le regole,
E poi un rimando alla parte del quaderno degli esercizi che è integrato a fine volume. Quindi qui abbiamo la possibilità di svolgere in classe moltissimi esercizi, sia sul singolo argomento che con esercizi di consolidamento in generale sull'argomento più ampio, e poi pagina a pagina proprio su, per i compiti a casa. Il libro di grammatica, verifica semplificata e verifica formativa, quindi anche qui passo passo i bambini si preparano prima con una verifica facilitata e poi una verifica più sfidante, e anche qui passo passo abbiamo il collegamento con il fascicolo delle mappe, anche questo incollato con un punto colla all'interno del volume. Non dimentichiamo l'arte e la musica, che sono un elemento molto interessante all'interno di una programmazione didattica, il progetto è estremamente operativo, tantissime suggestioni per lavorare in classe, tantissimi suggerimenti per fare dei percorsi molto attivi, e in particolare sia in musica che in arte abbiamo anche dedicato delle sezioni specifiche alle stagioni, che sappiamo essere un tema molto caro alla scuola primaria. E da questo punto di vista offriamo un'esplorazione di grandi quadri e la possibilità di fare delle attività. Tutti questi quadri sono attivati da dei video con delle schede di lavoro, e quindi anche qui adattissimi per la didattica a distanza, se vogliamo partire proprio da questo. Tutti i video che sono presenti in questo progetto, anche quelli nelle letture, sono attivabili non solo dal libro digitale, ma anche con lo smartphone, col QR code. Abbiamo anche un libro di educazione civica, sappiamo che quest'anno era un anno molto importante dal punto di vista dell'educazione civica, quindi abbiamo un quaderno apposito che raccoglie una serie di brani quindi ancora abbiamo delle aggiunta di letture molto interessanti di varie tipologie, che hanno come filo conduttore i valori universali. Qua abbiamo siamo molto felici di aver avuto il contributo di Daniela Aristarco per la supervisione di questo progetto, e abbiamo scelto una serie di parole attraverso le quali abbiamo proprio creato un percorso. Qua vedete ad esempio una pagina dedicata alla parola natura e a destra la parola migranti, quindi parole anche molto calde. Abbiamo dei rimandi passo passo a tutti i principali articoli della Costituzione italiana, ma soprattutto esercizi che per stare bene insieme, parole per stare bene insieme, perché imparare a parlare, poi ci aiuterà anche Anna Maria Piccioni in questo, le parole sono proprio importanti per un percorso di democrazia. Non ci siamo dimenticati le verifiche, perché anche questo era una cosa importante del progetto dell'educazione civica che è richiesto dal Ministero, e quindi potete fare anche verifiche per valutare la valutazione delle competenze di cittadinanza. Questo progetto appunto ha un'attenzione grandissima al lessico, e quindi abbiamo anche un libro apposito dedicato a questo, che si chiama Famiglie di parole, sono 72 pagine in cui si esplorano tantissimi lemmi, sia dal punto di vista proprio del contenuto e delle parole correlate a questa che analizziamo, e poi facciamo anche un'attenzione a quello che sono i modi di dire, in modo tale che questo possa anche funzionare molto bene anche come approccio per i bambini stranieri che magari si trovano in difficoltà a valutare in contesto dei modi di dire che per noi italiani sono magari scontati. C'è una grandissima attenzione alle materie di studio, quindi a parole anche come, non so, civiltà, misura, eccetera, che quindi con collegamenti con tutte le discipline, e ovviamente un'attenzione all'educazione civica. Abbiamo anche un lapbook sulla Costituzione.
Cosa vi offriamo inoltre? Materiali per i docenti veramente molto ricchi. Abbiamo una guida di 456 pagine, che è ovviamente una progettazione per competenze, e delle lezioni animate, l'abbiamo chiamate così. Quindi cosa vuol dire? Che per ogni unità del libro vi offriamo una spiegazione dettagliata delle fasi del lavoro. Questo per darvi spunti aggiuntivi e anche per usare al meglio le attività che proponiamo nelle pagine. Poi ci sono verifiche a livelli e le soluzioni delle verifiche della guida e delle verifiche che sono presenti nel libro e nei libri. E poi le verifiche di educazione civica, di arte, di musica e ulteriori approfondimenti. Vi diamo anche la possibilità di avere le letture facilitate e semplificate, che potrete richiedere al rappresentante, in modo tale che i bambini che ne hanno necessità possano usufruire di un percorso parallelo più semplice. Il libro progetto è ricchissimo di risorse digitali, utili anche per la DAD, quindi per la didattica a distanza. Prima di tutto il nostro fiore agli occhielli, che sono gli audiolibri integrali. Tutti i testi sono letti e speakerati da una persona che è specialista in queste cose, quindi veramente adatte ai bambini. Abbiamo moltissimi video, tutti gli esercizi autocorrettivi delle verifiche, tutte le mappe sono modificabili, quindi potete personalizzarle a seconda delle vostre esigenze o le esigenze dei bambini, moltissime app e altri materiali digitali come le bacheche, che utilizzano la tecnologia del Padlet, che magari alcuni di voi stanno sperimentando in questo periodo con la didattica a distanza. La guida docente è tutta fornita anche in PDF, e quindi potete facilmente condividerla anche con gli alunni. Le verifiche sono anche modificabili in Word, e poi spero che conosciate molto bene il nostro campus e tutto il canale YouTube con le risorse digitali che sono messe a disposizione, con tutti i video che sono messi a disposizione di tutti per attingere liberamente e condividere con le vostre classi. A questo punto ovviamente noi forniremo un servizio di assistenza nella post-adozione per la didattica a distanza, per arricchire con dei webinar l'uso del vostro libro, per aiutarvi nella ripresa dell'anno scolastico. Quindi un servizio assolutamente, da questo punto di vista, completo. A questo punto io ho finito la mia presentazione generale del progetto e chiederei a Laura Valdiserra di mettersi in collegamento di nuovo con me per parlare di questo progetto e raccontare con la tua voce di alcuni punti di questo progetto, su cui io ovviamente sono andata molto veloce. Allora, noi abbiamo parlato di motivazione alla lettura, abbiamo parlato di parole, abbiamo parlato di tanti argomenti, ma la motivazione alla lettura è forse stata una delle cose principali di cui abbiamo voluto progettare facendo questo libro, che è anche uno dei motivi per cui ce ne siamo anche un po' innamorati di questo libro. Raccontaci un po' le linee guida, no, che abbiamo tenuto. Sì, senz'altro la motivazione a leggere, sviluppare, sollecitare e sostenere la motivazione a leggere è uno degli obiettivi fondamentali che ci siamo posti con questo corso. Infatti, motivare i bambini a leggere e far loro scoprire il piacere della lettura è una condizione indispensabile affinché, come ci dicono anche le stesse indicazioni nazionali, la lettura diventi una pratica autonoma, qualcosa che accompagna i bambini e poi gli adulti per tutta la vita. E credo che quando noi insegnanti a scuola lavoriamo sulla lettura, ci poniamo fondamentalmente questo grande obiettivo. E le principali scelte di progetto e alcune proposte didattiche di parole in cerchio vanno proprio in questa direzione. Innanzitutto la scelta di lavorare con le unità tematiche. Ecco, in queste unità i bambini infatti trovano nella lettura dei brani degli spunti per riflettere su dei temi che per loro sono significativi
e quindi a partire da questi rilavorare la propria esperienza, prendere coscienza delle proprie emozioni ed esprimerle, organizzare e comunicare le proprie idee. Cioè, in questo modo loro scoprono che la lettura in qualche modo li riguarda. E questo io ritengo che sia un passo fondamentale per percepire la lettura come un'attività interessante. Inoltre, Parola in Cerchio lavora su un altro aspetto importante per formare dei lettori appassionati, e cioè propone delle attività che avvicinano il bambino al mondo dei libri, all'oggetto libro, diciamo. Ad esempio, nell'apertura delle unità tipologiche viene proposto un brano della tipologia che poi verrà analizzata all'interno dell'unità, e poi si danno delle notizie sul libro da cui il brano è tratto. E si fanno delle domande ai bambini sui loro gusti di lettura e li invitiamo a condividere i loro gusti e le loro riflessioni sulla lettura insieme ai compagni. In guida poi ci sono tanti altri suggerimenti per portare in classe delle attività che avvicinano i bambini al mondo dei libri. Direi che lo stesso progetto Leggendo Leggendo, anzi senz'altro lo stesso progetto Leggendo Leggendo, come vi ha fatto capire Cristina, è un modo per portare in classe la lettura e l'oggetto libro. Cristina. Eccomi qua. Quindi abbiamo appunto visto come la motivazione alla lettura sia una chiave, no? Importante per interpretare questo progetto. Abbiamo proposto due percorsi, uno che riguardava i temi e uno che riguardava i generi. Quali sono le proposte che offriamo, no, di lavoro all'interno di questi due percorsi? E perché li abbiamo voluti anche sdoppiare? Allora, diciamo che le unità tematiche e le unità tipologiche mettono in campo delle abilità diverse, ma entrambe concorrono a quella che è una finalità comune di tutto il corso, che è formare lettori motivati e competenti, cioè lavorare sulla motivazione a leggere e sulla competenza di lettura. Inoltre, inserire l'acquisizione delle competenze linguistiche in un processo più ampio di maturazione, diciamo. Nelle unità tematiche si approfondiscono temi significativi per la crescita dei bambini e vediamo che in questo modo abbiamo anche il modo di avvicinarli alla lettura come attività significativa. Inoltre l'insegnante ha modo di sviluppare le competenze linguistiche all'interno di un più ampio processo di maturazione dei bambini. A partire dal testo, infatti, in queste unità si propongono sia delle attività disciplinari linguistiche come la scrittura, il parlato, l'oralità, e anche delle attività che mettono in campo competenze di carattere trasversale. Si propongono infatti degli avvii a compiti di realtà, delle attività collaborative in coppia, in piccolo, in grande gruppo, che mettono in campo la collaborazione, la capacità di relazionarsi con gli altri. E si propone in questa unità un percorso molto approfondito sulla comprensione del testo. Ecco, perché questo percorso così completo e organico sulla comprensione? Perché sappiamo dagli studi più significativi sulla comprensione che per insegnare ai bambini a comprendere i testi non basta, come si dice, esporli ai testi, cioè dare loro tanti testi da leggere, ma occorre far loro seguire un percorso organico che insista sui vari aspetti della comprensione e faccia acquisire a loro delle abilità specifiche, maturare anche al contempo la capacità di prendere consapevolezza di quello che stanno facendo mentre comprendono il testo. Ecco perché qui si lavora sulle diverse abilità che rientrano nei macro aspetti della comprensione che sono prese in considerazione dalle prove invalsi, che poi sono tutte quelle abilità che, come dicevo, tutti gli studi sulla comprensione del testo ci dicono essere significativi per poter diventare dei lettori competenti. E come lo si fa? Lo si fa attraverso un metodo molto guidato che conduce i bambini a ritornare sul testo e a mettere in campo delle abilità specifiche. E così vediamo che i bambini sono condotti per mano a ricercare le informazioni esplicite, a dedurre dal testo le informazioni implicite, a cogliere la funzione delle parole legame, a individuare il significato di parole sconosciute a partire dal testo.
Ecco, questo metodo molto accompagnato permette loro di prendere consapevolezza di cosa stanno facendo e di maturare quindi anche dei processi metacognitivi. Tanto per fare un esempio, quando si lavora sulle informazioni implicite, cioè quelle informazioni che il testo non dà direttamente, non si chiede in prima istanza di derivarle dal testo, ma in un primo momento le si danno queste informazioni e si invitano i bambini a ritornare sul testo per ricercare al suo interno gli indizi che le hanno suggerite. In un primo momento addirittura si dà l'attacco della frase in cui è contenuto l'indizio e poi man mano si rendono sempre più autonomi. Nelle unità tipologiche si concentra invece sull'analisi delle tipologie testuali. Anche in questo caso, diciamo, il percorso è molto accompagnato perché le diverse caratteristiche delle diverse tipologie i bambini non le imparano per definizione, ma le scoprono man mano lavorando sui testi. Per fare un esempio, per fare scoprire le caratteristiche del protagonista del racconto di avventura, non le si danno per acquisite, ma si propone un testo funzionale chiaramente a questo scopo, si fanno delle domande per far capire ai bambini come si comporta il personaggio in quel determinato contesto, quali sono le sue reazioni e poi si formalizza. E man mano che si approfondisce la conoscenza delle caratteristiche delle diverse tipologie testuali nella lettura, si ha modo di lavorare sulle stesse sulla scrittura, con questi puntuali rimandi che Cristina ci ha fatto vedere. Ad esempio, se si sta lavorando sull'ordine nella descrizione di ambiente nell'antologia, abbiamo la possibilità poi di spostarci sul libro di lettura e esercitarsi scrivendo su questo aspetto. Quindi si dà modo all'insegnante di lavorare in parallelo su lettura e scrittura e quindi rafforzare reciprocamente queste due competenze. Ok. Quindi tu hai parlato di lavoro molto accompagnato, quindi perché è importante questo? È importante sia dal punto di vista dell'alunno che si sente proprio preso per mano, ma anche dal punto di vista dell'insegnante che sa che ha un percorso molto guidato, accompagnato, cioè che è stato studiato una grande gradualità e progressione e quindi è nelle sue mani fare i salti o tornare indietro, quindi grande duttilità di lavoro. Però volevo approfondire un aspetto che io ho trovato particolarmente interessante quando abbiamo progettato questo libro. L'aspetto era quello dell'aspetto del metodo induttivo, cioè come mai abbiamo deciso di non dare subito le informazioni ai bambini, ma di farle scoprire a loro nel testo. Credo che questo abbia un po' a che fare anche con la motivazione, giusto Laura? E quindi far diventare i bambini un po' protagonisti del loro apprendimento. Certo, è proprio così. Mi sembra già qualche accenno su che cosa significa lavorare con un metodo induttivo, ve l'ho dato spiegandovi come si procede nella comprensione e nell'analisi del testo. E se lo vogliamo definire in termini generali, il metodo induttivo possiamo dire che è un metodo di apprendimento in cui non si parte da una regola e si chiede ai bambini di applicarla, ma si propongono delle attività e poi riflettendo su queste si giunge alla formalizzazione. Cioè la regola si scopre facendo e solo dopo che si è operato, riflettendo su ciò che si è fatto, si arriva a formalizzarla. Quando al contrario si parte da una regola, si adotta un metodo che potremmo definire deduttivo, il risultato è che i bambini si concentrano sulla regola, magari sono spinti anche a memorizzarla, ma poi hanno difficoltà nell'applicarla. Con questo approccio invece la regola viene interiorizzata in maniera più efficace perché prima la applicano e poi ne prendono consapevolezza. Pertanto il metodo induttivo è un metodo particolarmente efficace e poi, come dicevi tu Cristina, è anche un metodo più motivante perché privilegia l'operatività e senz'altro quindi più motivante rispetto ad altri approcci didattici. E infine è anche un metodo molto inclusivo, sia per queste caratteristiche che abbiamo visto e sia perché è anche molto guidato. Parola in cerchio l'adotta nell'analisi testuale, nella comprensione del testo e anche nella grammatica, come tu hai accennato nella presentazione, perché nella grammatica non si parte mai da una regola, ma da un testo che può essere un testo, un piccolo brano, oppure una situazione comunicativa illustrata attraverso un fumetto. Si riflette sul testo attraverso delle opportune domande
e si arriva attraverso questa riflessione a scoprire le caratteristiche linguistiche degli elementi grammaticali su cui ci stiamo concentrando. Ok, quindi abbiamo poi visto tutto il mondo della lettura, abbiamo visto anche un passaggio sulla grammatica, però c'è un altro elemento di questo progetto che a noi è stato molto a cuore, a cui abbiamo proprio dedicato addirittura la partenza, no? Che è il percorso del parlato e dell'ascolto, che spesso vorrei dire che è spesso trascurato nei libri e lasciato un po' in disparte. Invece noi abbiamo proprio voluto metterlo come stimolo iniziale. Adesso leggo che qualcuno scrive un po' la flipped classroom, questo ecco, anche qua abbiamo l'opportunità, lo aggiungo, che nelle aperture ci sono dei materiali disponibili per attivare attraverso proprio queste aperture la classe capovolta. Ci sono dei materiali digitali ai quali è possibile accedere con dei video e delle schede guidate, in modo tale che siamo i bambini a scoprire in qualche modo come poter conoscere ad esempio una tipologia testuale, un genere testuale e quindi poi raccontarlo alla classe. Quindi questi stimoli già ci sono, è vero che il metodo induttivo un po' fa questo lavoro, cioè sono io che scopro e poi lo faccio mio, no? E credo che molti insegnanti all'ascolto in questo momento abbiano intenzione magari di utilizzare la flipped classroom per alcuni argomenti o per come esperimento molto motivante. E il parlato e l'ascolto sono una modalità di lavoro estremamente coinvolgente, però anche qui abbiamo bisogno di insegnare che ci sono dei metodi per farlo in maniera proficua, giusto Laura? Senz'altro, senz'altro. Io ho tenuto molto a sviluppare questo percorso sul parlato e l'ascolto, da cui deriva anche il titolo stesso dell'opera, Parole in cerchio, perché si tratta di un parlato condiviso. Ho voluto lavorare appunto su questo aspetto perché, come dicevi Cristina, ritengo che a volte sia un po' sottotono nella pratica didattica e in particolare mi riferisco al parlato. Dicevo, si lavora sul parlato e l'ascolto nelle conversazioni e nelle discussioni in classe. Perché? Perché lavorare sulla discussione e sul parlato significa non soltanto sviluppare delle importanti abilità linguistiche, ma anche delle competenze di cittadinanza. Perché la conversazione in classe è un'occasione per sviluppare, per praticare nel gruppo classe e nello stesso tempo dare modo un domani ai bambini divenuti adulti praticare nella vita sociale come cittadini attivi e responsabili il diritto alla parola. Sul diritto alla parola insistono molto le indicazioni nazionali nel paragrafo cittadinanza e Costituzione. E qui suggeriscono all'insegnante di aver cura di sviluppare frequentemente in classe la conversazione e anche di costruire insieme ai bambini le regole per sviluppare una conversazione corretta. E ci suggeriscono che attraverso la parola e il dialogo i bambini imparano a rispettarsi, a negoziare, a costruire dei significati condivisi, ad acquisire dei punti di vista nuovi e a valorizzare le differenze, le diverse opinioni. Per questo, nelle aperture dell'unità tematica, a partire dalla suggestione offerta da un brano che è proposto per la lettura, proponiamo la conversazione e la discussione in cerchio. E in queste pagine, unità per unità, si suggeriscono degli comportamenti utili per poter ascoltare in modo attivo e per poter intervenire in modo efficace, valorizzando gli interventi anche dei compagni. E le proposte che abbiamo sul libro sono chiaramente rivolte al bambino. In guida poi ci sono dei suggerimenti rivolti all'insegnante. Ecco, sulla guida si è già spesa Cristina, ma vorrei sottolineare ancora un po' questo aspetto, perché lo ritengo un tassello molto importante di questo corso. Questa guida accompagna gli insegnanti passo passo nel loro lavoro quotidiano in classe e relativamente alle discussioni, per esempio, l'insegnante qui trova dei suggerimenti importanti per svolgere quello che è il suo ruolo principale nella conversazione, cioè il ruolo di facilitatore.
Qui si suggerisce all'insegnante comportamenti linguistici, atteggiamenti, situazioni da creare per favorire, per sostenere, diciamo, l'ascolto attivo e per favorire l'intervento di tutti i bambini, dando modo a tutti di intervenire in modo sempre più pertinente e diciamo efficace in base a ciò che vogliono esporre, tenendo conto anche degli interventi dei compagni. Aiutiamo l'insegnante, per esempio, nelle discussioni collettive a sostenere quella che si chiama l'argomentazione condivisa, che è una strategia molto importante per giungere a un ragionamento collettivo. Benissimo. Allora, arrivano qualche domanda anche per gli alunni dislessici. Questo ovviamente è una cosa che noi abbiamo molto a cuore, da anni che ci occupiamo anche di questo argomento. Abbiamo come casa editrice anche degli strumenti, siamo stati tra i primi a offrire strumenti per la dislessia attraverso i progetti che facciamo col professor Zanardi, che è sempre per noi una presenza molto importante anche all'interno delle guide, alle pagine facili, eccetera, ci dà sempre una supervisione da questo punto di vista. Quindi l'attenzione ai BES e in generale ai dislessici in particolare è da sempre un nostro punto importante. Qualcuno dice: come faccio a motivare la lettura un bambino dislessico? Sicuramente attraverso ad esempio l'utilizzo dell'audiolibro, perché non dimentichiamoci che la passione può nascere anche attraverso l'ascolto. Sappiamo quanto è importante l'ascolto e quanto è importante qualcuno che ci narri, che anche è molto accogliente, no, come aspetto. Gli audiolibri stanno avendo in questo momento un enorme boom, no? Perché in questo periodo anche che stiamo a casa, magari lavoriamo, cuciniamo, eccetera, e possiamo ascoltarci anche un audiolibro. Quindi perché non usare anche questo strumento? E qua tutto il libro è letto. E poi abbiamo fatto anche dei percorsi specifici, un'attenzione specifica, vero Laura, ai bambini che possono avere dei problemi di questo genere o comunque trovarsi in una difficoltà, no? Sì, diciamo che i bisogni educativi speciali perlomeno sono presi in considerazione in tutta la didattica di questo libro. Io direi che già il metodo induttivo, essendo un metodo molto motivante, accompagnato, è senz'altro efficace con questi bambini. E poi anche a livello di verifica ci muoviamo su più livelli, quindi presentiamo la verifica facilitata, che senz'altro è utile per in queste circostanze, e a chiusura sia delle unità tematiche che delle unità tipologiche abbiamo degli schemi facilitati di sintesi che possono essere utilizzati per bambini DSA addirittura come strumenti compensativi per affrontare la verifica, e comunque sono degli strumenti utili perché sintetizzano quanto appreso nelle unità tematiche riguardo alla comprensione del testo. Qui per esempio si ricordano anche le strategie utili per risponde a determinati tipi di domande, cioè per attivare determinate abilità di comprensione, che tra l'altro poi nella verifica dedicata alla comprensione sono titolate le attività, quindi il bambino, ritornando allo schema che precede la verifica, può ricordare quali strategie utili gli sono state suggerite per ad esempio ricavare le informazioni esplicite o le informazioni implicite, per cogliere la funzione dei rimandi, dei legami all'interno del testo e così dicendo. Insomma. Quindi direi senz'altro ci sono degli strumenti molto utili, è stata presa molto in considerazione le diversi bisogni educativi che ci possono essere in una classe. Vorrei fare forse un ultimo passaggio sulla scrittura. Perché sì. Così passiamo anche in rassegna tutte, no, le competenze che sono richieste poi in particolare per i bambini in uscita dalla scuola primaria che si dovranno affrontare insomma le scuole, certo, secondarie di primo grado ben attrezzati. Tu hai voluto, quando abbiamo progettato questo libro, mi hai detto subito che volevi dare pari dignità alla scrittura rispetto alla lettura e alla comprensione e alla grammatica. Da cosa ti nasce questa volontà che poi abbiamo trasmesso all'interno del progetto? Mi nasce innanzitutto dalla mia esperienza didattica che mi fa capire, mi ha fatto capire quanto in fondo sia molto difficile insegnare ai bambini a leggere.
a scrivere, e quindi ho voluto dedicare a questa abilità un libro esclusivo. Un libro esclusivo che intreccia, diciamo, il suo percorso, come abbiamo visto, con la lettura e in particolare con le unità tipologiche del libro di lettura. Il libro è diviso in tre parti, come ci ha detto Cristina. Nella prima si lavora sul processo di scrittura, cioè sulle tre fasi del processo che i bambini devono essere in grado di governare per scrivere qualunque tipo di testo, indipendentemente dalla tipologia del testo che vanno affrontando. Queste tre fasi, come sappiamo, sono la progettazione, la stesura e la revisione. Per ciascuna fase vengono identificati dei passi da compiere all'interno di ciascuno di esse, e per ciascun passo si propongono delle esercitazioni a partire da un modello e poi una produzione autonoma sullo schema del modello dato. La seconda parte invece affronta la scrittura di brani di diversa tipologia. E come lo fa? Lo fa in parallelo col libro di scrittura, cioè man mano che metto a fuoco un aspetto vado a lavorarci sulla scrittura, nella lettura vado a lavorarci direttamente nella scrittura, e inizialmente si lavora a partire da un testo dato, quindi di nuovo dalla lettura, e si propone la rielaborazione, la riscrittura, l'integrazione del testo. E questa è una strategia metodologica che è suggerita peraltro dall'indicazione nazionale e che trovo particolarmente efficace. Perché? Perché mette tutti in condizione di scrivere, proponendo quindi prima un lavoro su un testo dato e solo dopo, al termine, quando si è smontato, ricostruito, integrato, modificato testi dati, che peraltro sono tutti testi d'autore e quindi costituiscono anche dei buoni modelli per la scrittura, si giunge a scrivere un testo in piena autonomia. La terza parte del libro, poi dedicata al riassunto, è molto curata e si lavora in particolare sulla sintesi di testi narrativi e di testi informativi, perché sappiamo la capacità di sintesi è veramente fondamentale, strumentale alla capacità di comprendere i testi di studio. Benissimo, Laura. Credo insomma che abbiamo dato un panorama del nostro progetto abbastanza tutto tondo. Altre domande che sono arrivate, credo che i colleghi stiano rispondendo anche direttamente sulla chat di YouTube. Quindi io a questo punto chiederei a Anna Maria Piccione di venire da noi, ecco. Eccomi. Grazie mille. Darci il suo contributo autoriale da questo punto di vista, cioè portare, aprire le finestre, guardare fuori dal mondo della didattica, a guardare il mondo della letteratura per ragazzi, con questo sguardo sempre però molto vicino anche alla scuola, perché Anna Maria Piccione oltre ad essere un'autrice prolifica, è anche molto generosa, va in giro per l'Italia, incontra migliaia di ragazzi, di bambini, con loro instaura dei rapporti bellissimi e continuano anche a scriverle, a volerla incontrare anno dopo anno. Quindi grazie di essere qui con noi e grazie del tuo contributo e di questa apertura verso il mondo che ci regali. Verso il mondo, ancor più che verso la scrittura, più che come scrittrice, come essere umano, fra esseri umani. E intanto sono io che vi ringrazio per questa opportunità proprio di parlare di un argomento che mi sta molto a cuore. Di non dilungarmi, perché ho tantissime cose da dire. Io per mestiere scrivo libri, vivo di parole. Dunque, testi come quelli che si presentano oggi sono molto importanti, e non solo per chi insegna. La povertà lessicale non è un problema solo della scuola, ma è un problema dell'intera società contemporanea, forse una delle tante conseguenze della crisi della lettura. Si legge di meno, dunque meno ricco è il nostro vocabolario, e minori sono le opportunità di arricchirlo. E io vorrei scendere subito sul personale. A me piace inserire nei libri parole difficili, non tante, ma alcune,
e proprio con l'intento di incuriosire i ragazzi e le ragazze. Quando in un testo tutti noi, non solo i giovani, incontriamo una parola che non conosciamo, di solito abbiamo tre reazioni. La saltiamo, la segniamo e andiamo a cercarla dopo, oppure la cerchiamo subito con un dizionario o oggi, siamo sinceri, grazie al cellulare. E nella mia esperienza io ho notato che ai bambini piace imparare nuove parole, piace ripeterle e piace anche inserirle a volte a casaccio, soprattutto se sono stati colpiti. Quindi ai piccoli piace arricchire il proprio bagaglio personale di parole. E se il bagaglio lessicale è lacunoso, tutto il resto rischia di esserlo. E non solo con riferimento allo svolgimento di un compito, una prova in balsi, un'interrogazione. Perché diventa lacunosa anche la capacità di relazionarsi con gli altri o di combattere con consapevolezza di un proprio diritto. La mancanza di chiarezza del linguaggio è causa di attriti in ogni società, a ogni età, e spesso proviene proprio dalla limitatezza del proprio bagaglio lessicale. Dunque, quantità e qualità delle parole, consapevolezza dell'uso delle parole diventano fondamentali per un'esistenza libera e indipendente, per un'esistenza civile da cittadino e cittadina. Più parole si conoscono, meglio si comprende la realtà che ci circonda. Quanto c'è da dire sulle parole? Io mi perdo, perché le parole viaggiano, spaziano da una materia all'altra, possiedono una propria storia, cambiano di significato nel tempo. Alcune parole che significavano una cosa anni fa, ora hanno un altro significato. Poi le parole sono progenitrici, genitrici, ma anche figlie di altre parole. Ne contengono alcune, sono simili ad altre, a volte sono opposte. Ci sono parole che con poco si stravolgono. Quanti giochi ci sono sul cambio di lettere? Quanta distanza c'è tra supportare e sopportare, tra decidere e decedere? Eppure è solo una lettera, è solo una vocale. Quindi questi libri mi hanno molto divertito, e perché mi hanno fatto intraprendere un viaggio all'interno delle parole. Un intervento didattico, dunque, diventa un intervento esistenziale per conoscersi meglio, per capirsi meglio e per capire meglio gli altri. E naturale, mi viene citare, probabilmente lo penseranno, lo avranno pensato in molti, il film di Nanni Moretti, Palombella Rossa. Non so se ricordate, a un certo lui, una intervistatrice, una giornalista, gli pone una domanda, gliela pone male, e Nanni Moretti si arrabbia, si inalbera e dice una frase che è passata alla storia: chi parla male, pensa male e vive male. Bisogna trovare le parole giuste. Le parole sono importanti. Ma come si trovano le parole giuste e importanti? Ascoltando e soprattutto, per quanto mi riguarda, leggendo. Sebbene leggere, a proposito di audiolibri, Cristina l'ha detto prima, leggere sia anche ascoltare. Io una volta dissi a un bambino: io leggo con gli occhi, tu leggi con le orecchie. E comunque la lettura stimola tutti i cinque sensi, non solo la vista, l'udito, ma tutti. E io questo lo ripeto proprio fino allo sfinimento. A scuola bisognerebbe dedicare alla lettura un momento quotidiano, breve ma costante. E un'altra cosa che ripeto è che è bene che i ragazzi e le ragazze, i bambini e le bambine abbiano dimestichezza con l'oggetto libro, che si abituino alla sua presenza, come il sapone, il tovagliolo, le posate.
Quindi è un oggetto familiare, deve diventare un oggetto familiare di cui si riconosce l'utilità, da avere intorno, quella possibilità di sfogliarlo e di prenderlo, di non prenderlo, di guardarlo, di toccarlo, proprio uno strumento, un oggetto familiare. E, lasciatemelo dire, secondo me dovrebbe anche essere un oggetto che si aspetta come regalo. Regaliamo libri. Regaliamoli sin dai primi mesi di vita, e andando avanti poi nell'esistenza, non fermandoci a quando si è piccoli. Io, ad esempio, lo ammetto, regalo i libri anche per i matrimoni, battesimi, cresimi, io regalo sempre i libri. C'è una lista, faccio il mio bravo regalo di lista, ma poi aggiungo anche un libro. E non mi è mai successo di sentirmi dire non sono contento. Io vedo sempre persone contente quando regalo un libro in un'occasione in cui di solito non se ne regalano. Tra l'altro in Islanda, a Natale, tutti regalano libri, oltre alle miriadi di cose utili o inutili, tutti sotto l'albero trovano un libro. È una costante. E pensando al libro da regalare a quella determinata persona, si dimostra quanto si conosce quella determinata persona e quanto le si vuole bene. Io l'altra volta ho visto delle domande alle quali non ho potuto rispondere per mancanza di tempo. Una ricorrente era: come conviene leggere? Se in piedi o seduti? Se ad alta voce o pacatamente? Facendo le vocette o no? Allora, forse sbaglio, non lo so, però io penso che ogni lettura vada legata al contesto. Mi spiego meglio. Leggo diversamente se ho davanti dei bambini dell'asilo o dei ragazzi del liceo o degli anziani o un coetaneo. E leggo diversamente secondo quello che sto leggendo e a volte anche secondo il mio stato d'animo. Quindi il contesto crea differenti modi di porgerci agli altri e dunque anche di leggere. Io, sì, è vero, vado per le scuole e faccio anche dei corsi di lettura e di scrittura. Quando succede, sono corsi che spesso durano anche mesi, io quando posso cambio di solito la disposizione della classe. Io definisco, a proposito di cerchi, i miei incontri non frontali ma circolari. Cioè io cambio, proprio metto tutti quanti i ragazzi, i banchi, in maniera circolare, anche se poi alla fine viene più un quadrato. Io intanto non ho ostacoli nella mia vista e creo un vuoto al centro che mi serve per i giochi, mi serve per la lettura, ma soprattutto mi serve per avere uno spazio da gestire, un luogo che sia un luogo dove tutti possono andare a dire la propria opinione. E fra l'altro in questi corsi la burocrazia mi chiede sempre un test conoscitivo da proporre ai ragazzi e alle ragazze. Io questo test non lo do mai il primo giorno, perché loro ancora non mi conoscono, quindi hanno timore probabilmente a rispondere, perché vi sono domande naturalmente relative alla scrittura, alla lettura, ai gusti, al cinema, alla musica, se preferiscono i libri corti o lunghi, il racconto. E in questo test c'è anche proprio quanto ti piace leggere, e di solito se io do il test il primo giorno, la prima volta, nessuno scriverà non mi piace per niente. Se invece lo do alla terza volta, quando ormai mi conoscono e sanno che possono essere sinceri, allora almeno 5-6 ragazzi scriveranno a me leggere non piace. E questi sono quelli che io chiamo i ragazzi e le ragazze sfida, perché io devo provare a ribaltare questo convincimento. E va sempre bene, no, sarei non sincera se dicessi che va sempre bene, però ho qualche seme, lo getto sempre, e forse perché leggo moltissimo, associo musica e altre materie alle storie che leggo, quindi mi rifaccio a quello che diceva prima Laura, perché cerco di dare anche importanza all'opinione di ciascun ragazzo o ragazza sulla lettura.
Allora, torniamo a quello che è il titolo della mia conversazione, motivazione alla lettura. Se noi scarnifichiamo al massimo diventa una domanda: perché si legge? Allora, proviamoci a porre questa domanda, ma perché dobbiamo leggere? Perché si deve leggere? Allora, devo dire che questa domanda non è una mia idea, ma me l'ha posta una mia alunna, oggi laureata, era all'epoca in prima media, oggi laureata, sposata e pure madre. Perché si legge? Io girai questa domanda a tanti ragazzi e ragazze e queste sono le risposte, sono ben 33. 33 risposte e sono splendide perché la prima non lo, è proprio quella, è una coincidenza, è per imparare nuove parole, ma per prendere buoni voti a scuola, questa è un'altra, per evadere dalla vita di tutti i giorni, per prendere spunti da quello che dicono gli altri, non scrivono, dicono, per imparare a scrivere, per conoscersi meglio, per scoprire mondi diversi dal nostro, per rendere più felici i momenti tristi. Poi questa è bellissima, per far avverare i sogni chiusi nel cassetto, per pensare in libertà, per farsi venire il sonno la sera, sincero e dignitoso anche, per lasciare l'infanzia e diventare adulti, e questa è la più bella di tutti, per immaginare il futuro senza paura. Poi naturalmente anch'io diedi il mio parere sul perché. Io leggo, risposi, io leggo per diventare ricca. Rimasero tutti un po' spiazzati da questa risposta, poi naturalmente capirono che la mia ricchezza, la ricchezza a cui ambivo non era quella economica, ma era il sapere, la conoscenza, e qui però arriva il grande ostacolo, perché la conoscenza è un sacco che più riempi e più ti sembra vuoto. L'analogia a Socrate è naturale, io so, più so, e so di non sapere, più so di non sapere. È bello che questa famosissima frase Socrate non la scrisse mai, perché Socrate scrisse libri, il suo pensiero c'è stato tramandato dai suoi allievi con Platone in testa. Ma c'è un altro, secondo me, fondamento del pensiero socratico legato alla lettura ed è anche una risposta dei ragazzi. È una frase che era sul frontone di un tempio a Delfi, del Tempio di Delfi, e c'è scritto conosci te stesso. È una delle risposte che mi hanno dato i ragazzi. Conosci te stesso, perché la lettura ci fa scoprire la nostra percezione del mondo, ma anche la percezione che il mondo ha di noi. E quindi è un viaggio di scoperta, ma anche di autoscoperta, e analizzare le proprie esperienze, ma è analizzare anche le esperienze degli altri, quindi un eterno confronto con altri punti di vista, a volte lontani, altre vicine al nostro. E quante volte leggendo ci siamo indignati o per qualcosa che non ci è piaciuto ci siamo sentiti confortati dai pensieri simili ai nostri. E poi la lettura è un confronto che non possiede limiti di tempo, di spazio, e che ci aiuta a conoscere la nostra terra, i nostri antenati, a immaginare quelli che verranno. L'altro giorno un mio caro amico docente universitario, Salvatore Adorno, mi ha detto una frase bellissima che io vorrei condividere con voi. La domanda era: perché si leggono libri di storia? E lui ha risposto: leggere la storia è un esercizio di futuro. Io lo trovo bellissimo. Allora vado avanti, mi è piaciuto moltissimo il testo e con le letture e con le parole chiave di alcune materie, si è dato ampio spazio all'educazione civica, ma pensiamo a quanto si sia allargato negli anni proprio il raggio d'azione dell'educazione civica. Non è più solo il rispetto di ciò che è codificato, ma oggi l'educazione civica si occupa di identità di genere, di superamento degli stereotipi, di cultura dell'ambiente, di emigrazione. E qui entro nella mia specifica materia. Come si pone la narrativa nei confronti delle altre materie? Con alcune ha ovviamente un rapporto privilegiato, ma ha contatti con tutte. Perché qualsiasi materia può essere supportata, coadiuvata dalla narrativa, ossia attraverso il racconto. Ad esempio, io cerco di spiegare la legalità attraverso i miei romanzi
Legalità io lo definisco un concetto contenitore, una parola contenitrice, perché ne contiene altri. Non è solo rispetto delle regole, ma è anche dignità, onestà, armonia, confronto, generosità, resistenza. Legalità è tutto questo. E appunto, parole contenitore, quelle che ne contengono altre. E la lettura è la parola contenitrice per eccellenza. E quali altre parole contiene la parola lettura? Prima a venirmi in mente il racconto. Raccontare, contare di nuovo e raccontare è una componente essenziale del DNA umano. È un'esigenza, è un bisogno primario. E in ogni cultura di ogni tempo, a qualsiasi latitudine, il racconto ha interessato ricchi e poveri, grandi e piccini. In questo, e torniamo al cerchio, in questo cerchio infinito in cui presente e futuro si fondono. E i racconti esistono da molto tempo prima che l'uomo inventasse la scrittura e che i libri diventassero contenitori, ancora torna la parola, di idee e di sentimenti. Secondo gli antichi egizi fu addirittura un dio a inventare la scrittura, il dio Thoth. E per molti secoli gli unici a scrivere furono i sacerdoti che usarono la scrittura per questioni religiose e non a caso la parola geroglifico significa sacro graffito. E non crediamo che i primi a usare la scrittura siano stati i poeti o gli scrittori. I primi furono i mercanti per registrare i propri traffici e i primi esperimenti di narrativa sono orali, furono orali. E qui io vorrei un attimo accennare alla figura del Kunta Storie siciliano, della mia terra, che andavano in giro questi uomini con l'asino, con supporto di un cartellone e portavano speranza, portavano il racconto laddove c'era miseria, laddove c'era sofferenza. E parlavano dei paladini di Francia, e delle storie di Cunebardo, delle vite dei santi, ed è il valore consolatorio. Ma c'è di più, la lettura salva la vita. E lo sapeva Shahrazad che per mille una notte catturò l'attenzione del vendicativo sultano tradito e placò l'ira e gli fece ribaltare racconto dopo racconto l'opinione sull'intero universo femminile, dove non riuscì la bellezza, vinse la fabulazione, vinse il racconto. E ancora più emblematico è quanto narra Plutarco sui soldati ateniesi che furono sconfitti da Siracusa nella battaglia dell'Asinaro, e sostiene la leggenda che dei 7.000 prigionieri delle Latonie, le cave di pietra, si salvarono solo coloro che riuscirono a ricordare i versi di Euripide. Quindi la cultura può anche salvare la vita. Alla parola racconto si associa la parola ricordo. E noi non salviamo tutto, ma solo ciò che è degno di essere ricordato. Perché l'artista greco si appella alla musa prima di comporre un'opera, prima di cimentarsi in un'arte? Perché ciò che produce sia degno di ricordo. Negli antichi greci le muse erano le 9 sorelle custodi della cultura e delle arti. Grazie al loro canto i grandi eventi non erano dimenticati. Di chi sono figlie le muse? Di Zeus e di Mnemosine, che è la titanide personificazione da un lato della memoria, ma soprattutto ha il potere sulla memoria. Quindi l'invocazione alla musa si può tradurre da parte di un poeta con un "ti prego, fa che la mia opera non sia dimenticata". E a volte la musa ascolta e, per dirla con Ugo Foscolo, la poesia vince di mille secoli il silenzio. Ogni volta che leggiamo, noi accendiamo una scintilla d'eternità. Un'altra parola è conoscenza, che apre la porta al confronto, che genera la comprensione, da cui derivano l'accoglienza, l'inclusione e il superamento dell'egoismo, degli stereotipi, dei pregiudizi, delle discriminazioni. Più si legge e meno si è vittima dei condizionamenti, sia sociali che familiari. E poi c'è la parola chiave della conoscenza, che è consapevolezza delle proprie qualità, dei propri limiti, della forza. E un bambino
come un adulto non potrà mai essere in armonia con gli altri se prima non è in armonia con se stesso. Poi la consapevolezza è unita al dialogo che si lega al punto di vista o ai punti di vista, e in un libro ci sdoppiamo, ci triplichiamo, ascoltiamo quei 100.000 che vivono dentro di noi. Noi siamo strutturalmente pluralisti e leggendo riconosciamo quelle molteplici identità ed entità che ci portiamo dentro. Quindi quante parole in una sola, e quante altre ce ne sarebbero: allegria, divertimento, consolazione, gioia, dolore, speranza, quante emozioni è in grado di suscitare la lettura. E se noi riusciamo a comunicare ai giovani, ai nostri ragazzi, questa magia, avremo un popolo di lettori, dunque di persone libere, consapevoli, dialoganti, accoglienti, cittadine e cittadini attivi e partecipativi. E l'ultima parola che vorrei legare alla lettura è silenzio. Silenzio. Non è un controsenso. Perché è vero che noi a volte leggiamo ad alta voce con i ragazzi, ma attorno regna il silenzio. Chi è lettore sa che aprendo un libro si silenzia l'orecchio all'esterno e lo si apre ad altri mondi. Io anni fa adesso non ricordo il titolo, devo andarlo a cercare, ma non, un libro proprio sui vari, forse infiniti, significati del silenzio. Non tutti i silenzi sono uguali, ci sono dei silenzi negativi, quelli dell'indifferenza, del rancore, dell'omertà, della paura. E poi ci sono i silenzi positivi, che sono quelli della riflessione, dell'ascolto, del ritorno a casa, del sonno ristoratore, del ricordo e dell'amore, perché l'amore vero è fatto anche di silenzi. E prima ho parlato di magia della lettura, e questo è, ho voluto prendere uno dei miei libri, uno dei tanti miei libri, sui miti raccontati nel cielo, perché gli antichi guardavano le stelle nel cielo, ne univano le più vicine, come se fossero dei puntini, il gioco dei puntini dei bambini, immaginavano delle figure e a ciascuna associavano una storia, quindi i miti delle stelle. E ho scelto questo tra i miei libri per dimostrare che tutto può diventare racconto, anche il cielo. Allora, qual è la magia che avviene con tutti i libri? Che quando sono chiusi, sono zitti. Poi si aprono e sorgono, si sentono delle voci. E sono voci che ridono. Voci che piangono, che sbuffano, che si arrabbiano, che spettegolano, che urlano, che cantano, che pregano, che miagolano. Poi si chiude il libro e il silenzio ritorna. Ma non è un silenzio fatto di rancore o di indifferenza, è il silenzio della quiete, è il silenzio dell'ascolto, della riflessione, del ritorno a casa, del sonno ristoratore, del ricordo. E sì, è anche il silenzio dell'amore, perché è con amore che si scrivono e si leggono i libri. E io penso di poter concludere qui, spero di non aver sforato, e grazie a te Cristina la parola. Mamma mia, Anna Maria, guarda, sono veramente rapita e commossa, leggo anche nelle chat di YouTube che anche le persone in collegamento sono veramente entusiaste di te, veramente grazie, e spero vivamente di poter collaborare ancora con te, perché hai una visione, veramente una visione. Questa cosa dei libri che sono zitti, poi parlano e che poi si torna al silenzio, è veramente così. Cioè, il libro parla, ti racconta, e non solo le parole, ma le visioni, perché quando io leggo sono lì, cioè, e posso farmi la mia serie televisiva da sola con le mie mani. È sfortunato chi non lo sa. Ecco perché dobbiamo ai nostri ragazzi far capire la grande fortuna della lettura, perché è un privilegio poter leggere. E questo è veramente quella marcia in più, è un regalo della vita. Saper leggere e amare i libri è un regalo della vita. È vero. È una virtù.
È vero, guarda, grazie mille. Io voglio proprio riprendere da due cose che tu hai detto per avviare la seconda parte del libro, cioè ti voglio usare come ponte. La prima che tu hai detto che metti i bambini in cerchio, no? La classe in cerchio, e questo per me è stato, ovviamente noi abbiamo chiamato Parole in cerchio con Laura Valdiserra, perché per noi l'idea era quella di mettersi tutti in posizione di essere uguali, no? Non c'è qualcuno... Il cerchio non ha un inizio, non ha una fine. Esatto, e quindi è la volontà di mettersi in gioco in maniera democratica, come dire. E quindi la seconda cosa che mi sono segnata è la frase di Adorno: leggere la storia è un esempio di futuro. Ecco, e qua mi voglio proprio collegare... Esercizio di futuro, esercizio. Scusami, è un esercizio di futuro. E qui mi voglio proprio collegare a Sussidiario, che ha proprio come parola chiave, che il titolo stesso è password, cioè per noi parole come... chiave per il futuro di questi ragazzi, questi bambini che vogliamo che apprendano delle cose, ma per dargli degli strumenti, no? Come chiave di accesso a qualcosa. E questo per me, per noi è stato molto importante nella progettazione. Quindi adesso passerei alla presentazione del Sussidiario, e poi ci rivediamo alla fine. Anna Maria, per i saluti, e ancora grazie di cuore. Grazie a voi, grazie a voi davvero. Quindi chiedo la condivisione dello schermo per presentarvi Password, appunto, che già dal titolo vuole richiamare le parole, l'importanza delle parole, e le parole come chiave d'accesso. Come chiave d'accesso a che cosa? Come chiave d'accesso sicuramente al sapere, alla conoscenza, ma soprattutto alla voglia della scoperta. La configurazione è molto molto ricca, ovviamente vi diciamo che è disponibile il libro sia nella versione unica, quindi con i quattro tomi delle quattro discipline, sia nella versione separata, quindi antropologico, i due volumi di antropologico e scientifico separati, sempre comunque divisa per materie. In classe quarta abbiamo quindi un libro che è dedicato alla storia, un libro dedicato alla geografia, uno alle scienze, uno alla matematica, e in classe quinta, allo stesso modo, un libro per ogni disciplina. Ogni volume ha al termine il quaderno per gli esercizi integrati. Abbiamo poi dei volumi in verticali che valgono per quarta e quinta, e sono il quaderno delle mappe di storia e geografia, il quaderno delle mappe di scienze e matematica. In realtà non sono solo le mappe, ma è un quaderno di metodo di studio, poi lo vedremo, un quaderno di educazione civica, e poi l'Atlante, ovviamente con i percorsi sulle regioni, eccetera. Com'è strutturato il libro? Il libro ha un'apertura di macro unità che lavora per tutte le discipline, che lavora sul confronto. Quindi qua vediamo una pagina, ad esempio, sull'Egitto. Abbiamo l'Egitto ieri e l'Egitto oggi. Come vedete, abbiamo subito indicato queste come delle password, in questo caso password della storia. Abbiamo il QR code, quindi non solo il libro digitale accessibile sia da HubKids che attraverso lo smartphone, con tutti gli audio, con tutti i video, eccetera. Abbiamo poi anche una piccola rubrica password per l'inglese, perché abbiamo pensato che anche l'inglese è uno strumento per accedere alla conoscenza, soprattutto in questi periodi in cui i nostri ragazzi devono essere anche pronti ad affrontare il mondo fuori dall'Italia. Il confronto è molto importante, appunto, in storia ieri e oggi, in geografia facciamo un confronto tra vicino e lontano, in matematica piccolo e grande, e in scienze dentro e fuori. Il testo di studio si sviluppa attraverso due rubriche principali, una dedicata al metodo di studio e una alla costruzione delle competenze, quindi a tutti quegli esercizi che sono tipici di ogni singola disciplina.
quindi per storia, la linea del tempo e le cartine geostoriche, per esempio. E poi abbiamo delle grandi pagine di visuali dedicate ad esempio, come qua vedete, lo Standard d'Ur, quindi elementi fondamentali per conoscere una civiltà o conoscere un ambiente in geografia o gli esperimenti in scienze. E quindi la costruzione della competenza in queste grandi pagine è quella proprio di esplorare il reperto, di esplorare l'ambiente in modo tale di raccaderci dentro, esplorazione sempre attiva. In geografia vediamo questa pagina con password per la storia. Qui abbiamo oppure in geografia, in storia abbiamo password per la geografia, password per la matematica. Come in questo caso vedete, ad esempio, in questa pagina di scienze, password per la matematica. Perché? Perché appunto le discipline non hanno un percorso, pur essendo i libri separati, hanno tantissimi contatti. Vogliamo che i bambini non perdano questa continua relazione tra i saperi. I saperi non sono stagni e monolitici, ma hanno continue relazioni, e per noi queste sono password, sono parole per allargare la mente e passare e vedere come le cose sono continuamente interconnesse. Abbiamo anche, lo vedete in questa pagina di scienze, percorsi che aiutano ad affrontare lo STEAM. In guida trovate tantissimi suggerimenti, ma anche in pagina attraverso materiali digitali subito disponibili. All'interno dello sviluppo del testo abbiamo anche pagine intere dedicate all'educazione civica e anche dedicata alla tecnologia, che è un'altra delle materie molto importanti per i sussidiari. Ogni unità si chiude con una verifica su due livelli, la verifica rossa sui saperi di base e la verifica formativa, quella verde. Sono due verifiche che possono essere svolte entrambe, perché nella prima proprio si lavora sugli argomenti fondamentali e l'altra è più sfidante, dove i bambini anche possono scrivere e quindi autonomamente e mettere in luce quello che hanno appreso e trasformato in competenze. Come vi dicevo, al termine di ogni disciplina abbiamo un quaderno degli esercizi dedicato, con rimandi continui dal sussidiario al quaderno, eccetera, in modo tale che si possa utilizzare subito, sia se volete approfondire con degli esercizi e mettere in pratica subito ai bambini quello che hanno appreso nelle pagine del sussidiario, oppure se volete poi darlo da svolgere a casa. Vedete che abbiamo anche delle pagine dedicate al CLIL con dei testi in inglese, in modo tale che ci sia anche un'immersione da questo punto di vista. Questo perché vogliamo preparare subito dai bambini alla quarta e poi in quinta anche all'invalsi in inglese. Ci piaceva che fosse messo proprio nei libri, che si trovasse lì a portata di mano nei libri che usano sempre, per dire che l'invalsi in inglese e l'inglese in generale non è una materia che diciamo relegata a delle ore specifiche, ma in realtà ci può essere un continuo scambio tra l'inglese e le altre materie. Facciamo un piccolo focus sulla matematica, che ovviamente è accuratissima, è curata da Germana Girotti, una nostra autrice storica con quale lavoriamo da più di 20 anni, autrice delle mappe, autrice delle navigazioni e ora di un altro grosso progetto per le guide per gli insegnanti. Ecco, la sua è una matematica ricchissima, molto strutturata, molto piena di esercizi e attività. Tutti gli esercizi sono presentati su livelli, in modo tale che sia chiaro anche il percorso e più evidente l'aiuto per la somministrazione degli esercizi. E anche qui abbiamo un ricchissimo quaderno al fondo del libro dove abbiamo più di 100 pagine
dedicate agli esercizi, quindi veramente una quantità di materie che vi possono anche permettere di non fare più fotocopie, che forse è anche uno dei limiti che adesso state sperimentando a piene mani con la didattica a distanza, visto che non è possibile per tanti bambini stampare attività aggiuntive. Nella matematica troviamo anche un laboratorio in Valsi, è un percorso molto molto interessante, abbiamo un esercizio di una prova in Valsi che viene spiegato, proprio di una prova in Valsi che è stata somministrata veramente negli anni precedenti, e poi trovate una prova completa. E ovviamente l'ho messo perché lo chiedete spesso voi insegnanti, anche un percorso per sviluppare il coding, e quindi anche questo è una necessità che è molto importante per voi insegnanti. E arriviamo al laboratorio di lessico, che è una importante chiave di lettura di questo progetto. Tutte le discipline hanno in fondo delle pagine verdi, che sono proprio le password. E qui facciamo un po' il percorso che ci raccontava Anna Maria Piccione prima, cioè scegliamo una parola e la analizziamo da tutti i suoi punti di vista. Sull'origine, che tipo di analisi, com'è composta, il significato della parola, il significato nei vari contesti, il modo di dire, le parole correlate, e poi sempre uno spunto di educazione civica. Questo percorso per noi è stato veramente molto bello, emozionante, ed è proprio quello che accomuna il progetto di Parole in Cerchio e Password, è proprio questa grandissima attenzione al lessico, alle parole come strumento di libertà. Vediamo ad esempio qui un altro esempio sulla ruota, quindi parole veramente che possono avere dei significati diversissimi in contesti diversi. Al termine di storia troviamo anche un suggerimento perché i bambini trasformino queste in una competenza, invitandoli a scegliere loro delle password e provare a fare un esercizio come quello che proponiamo. Quindi un vero compito di realtà che viene proposto come sfida ai bambini, che può essere ovviamente anche realizzato in gruppo e anche realizzato a distanza. Il metodo di studio, abbiamo detto che è importantissimo per questo progetto, è sia sviluppato all'interno del libro che anche all'interno del quaderno del metodo di studio delle mappe. All'interno del quaderno abbiamo proprio tutte le strategie principali del metodo di studio analizzate in modo tale che i bambini possano capirle e possano farle proprie. E poi nel libro di testo abbiamo invece l'applicazione di queste strategie con degli esercizi. Vedete ad esempio qui nel quaderno spieghiamo la divisione in paragrafi, e nella pagina sugli esercizi gli invitiamo a fare l'attività di divisione in paragrafi, quindi c'è un grande parallelismo. La seconda parte del quaderno del metodo di studio è dedicato alle mappe per l'esposizione orale, una competenza che è molto importante che i bambini devono acquisire poco a poco, e quindi abbiamo sempre a sinistra una mappa e a destra un testo che parte da questa mappa con delle domande guida. Nello scorrere delle pagine, degli argomenti, man mano elimineremo alcune delle parole delle mappe, oppure delle domande della sintesi, oppure del testo della sintesi, in modo tale che ci sia un dialogo continuo in reale progressione di difficoltà, che per costruire veramente una competenza. Li accompagniamo all'abbandono di uno strumento compensativo e utile per ripetere e prepararsi all'interrogazione, fino a quando saranno loro a costruirsi da soli la loro mappa e la loro sintesi. Quindi un percorso ovviamente distribuito sui 2 anni che li rende autonomi e pronti per affrontare la scuola secondaria di primo grado. La cittadinanza è sia nelle pagine dei sussidiari, ma anche in un quaderno apposito
e poi in guida con le verifiche e tutta l'analisi degli obiettivi dell'agenda 20 e 30. Vediamo una pagina del quaderno di educazione civica che lavora tantissimo sull'agenda 20 e 30, tantissimo su ovviamente l'ambiente. Abbiamo la partenza è sempre da un testo, una foto, un'infografica, dei dati, una suggestione, insomma, e i bambini poi vengono invitati a riflettere su quello che hanno visto, che hanno letto, sulle parole, arrivando alla propria esperienza personale. Molto importante la ricaduta proprio su cosa posso fare io, quello che riguarda me stesso, quindi mettere in gioco se stessi e costruire insieme agli altri dei percorsi per diventare cittadini consapevoli. Per questo quaderno di educazione civica del sussidiario abbiamo approntato delle verifiche in modo tale che possiate procedere alla valutazione delle competenze di cittadinanza. I materiali per il docente sono ricchissimi, sono delle guide passo passo che unità per unità vi accompagnano all'uso del testo, vi accompagnano agli approfondimenti, a come sviluppare al meglio tutte le competenze. Sono più di 400 pagine, sono divise in ambiti, quindi antropologico-scientifico, e più di 400 pagine ciascuno, oltre alla progettazione, appunto, le lezioni animate con tutte le varie fasi di lavoro, abbiamo le verifiche a livelli, come vedete qua, con le soluzioni, quindi in modo tale che possiate facilmente poi trovare a correggere il lavoro dei bambini. Le verifiche quindi sono date sia vuote che con le soluzioni e sono le soluzioni presenti nel libro sia quelle presenti nella guida. Anche per questo progetto abbiamo i libri facilitati e studio assistito per i bambini che ne hanno necessità. Sono uno per area antropologica, uno per area scientifica e per classe. Tantissimi materiali utili per la DAD, sia per l'alunno che per il docente, li abbiamo già un po' visti anche per l'altro progetto. Qua vi aggiungo che ci sono tantissimi video di esperimenti scientifici che abbiamo voluto proprio fornirvi, perché spesso nelle classi è difficile realizzare gli esperimenti e quindi ecco che potete magari far visionare un video. Anche qui tantissimi materiali poi per il ritorno a scuola, per la didattica a distanza che vi forniremo a partire da settembre e mi raccomando andate già da subito a vedere tutto quello che vi offriamo sul nostro canale YouTube con tantissimi video. Ora vorrei ritornare immediatamente a parlare di questo progetto con le autrici di questo libro. In particolare vorrei sentire Tiziana Canali, perché è con lei con la quale, ciao Tiziano, lavoro da anni, da anni lavoriamo sul metodo di studio, perché già i progetti precedenti di Tiziana avevano una grande attenzione a questo elemento, perché sappiamo come è importante per i bambini arrivare preparati poi alla scuola secondaria di primo grado. Quindi volevo che tu ci approfondissi l'approccio che abbiamo utilizzato per questo metodo, per costruire il metodo di studio. Sì, il metodo di studio in questo testo è concepito un po' come una cornice metodologica interdisciplinare, all'interno della quale appunto sono definiti, sono organizzati e strutturati i contenuti, le conoscenze e le competenze. E ogni passaggio, ogni avanzamento è pensato e presentato attraverso una concatenazione logica e metodologica che è molto graduale, molto guidata e progressiva, che è concentrata soprattutto sul recupero anche del pregresso e anche invece poi nel consolidamento degli apprendimenti in divenire, e quindi propone anche degli input conoscitivi e motivazionali. Quindi è molto importante in questo momento questo approccio organizzato e sistemico al sapere, anche per il fatto che i bimbi
all'inizio della prossima quarta cominceranno l'anno con i prerequisiti che hanno appunto imparato in classe terza, che magari hanno bisogno di essere approfonditi e condivisi, data anche la situazione attuale che hanno vissuto, no? E quindi avere questo passaggio graduale, questo recupero del pregresso e questo consolidamento graduale e progressivo degli degli apprendimenti in divenire è sicuramente un modo per consolidare e per stratificare e interiorizzare queste nuove conoscenze e quelle che invece le hanno precedute. E questa processualità metodologica è presente nel testo attraverso una rubrica costante che viene chiamata appunto metodo di studio ed è approfondita poi nei vari dettagli nel fascicolo che è appunto a corredo del testo. Ecco, nel fascicolo troviamo proprio i singoli passaggi del metodo descritti, esemplificati e approfonditi. A partire proprio dai primi step di lavoro e di ricerca sul testo. C'è proprio una sorta di dialogo continuo e costante, un parallelismo tra le conoscenze che vengono presentate e la loro esemplificazione e il loro consolidamento nel quaderno. Questo sia per facilitare l'apprendimento, ma anche per personalizzarlo nel caso in cui appunto ci siano bambini che hanno bisogno di essere maggiormente guidati e maggiormente sostenuti in questo tipo di approccio. E questo poi per arrivare nella seconda parte appunto del quaderno è la lettura e la creazione di schemi e di mappe, che come spiegava appunto Cristina sono diciamo messe a confronto una accanto all'altra. Abbiamo la schematizzazione delle conoscenze in una mappa di sintesi dove appunto sono focalizzate le parole chiave, le parole password dell'unità, della macrounità e accanto abbiamo una pagina di sintesi scritta. E solitamente ci sono appunto anche degli indicatori costanti, gli indicatori di civiltà che servono al bambino per selezionare le informazioni e collocarle nel giusto contesto di riferimento. E queste mappe di sintesi e queste pagine che si trovano al lato proprio di spiegazione scritta sono gradualmente bucate, fra virgolette, nel senso che sono presentate all'inizio in maniera completa, nella quale appunto il bambino visualizza le procedure, le strategie metodologiche. Poi gradualmente, con l'acquisizione appunto graduale delle varie strategie, riesce a interagire in maniera sempre più autonoma con i contenuti e con le modalità espositive e quindi pian piano giungerà a realizzare da solo una sintesi scritta o a realizzare da solo una mappa e viceversa, sempre in questo dialogo tra la schematizzazione e la sintesi, che sono due aspetti molto importanti che devono essere appunto sviluppati in maniera fondamentale per dare poi modo al bambino di essere autonomo anche nell'approccio con la scuola secondaria di primo grado. E ci si concentra soprattutto nell'attuazione di questo metodo di studio su vari aspetti e uno di questi è lo sviluppo del lessico, proprio perché quest'opera è in collegamento proprio con tutti i nodi concettuali e tematici che abbiamo già individuato anche nel testo Parole in cerchio e ho trovato molto esempi anche nell'esposizione, peraltro bellissima, di Anna Maria Piccione, che ringrazio personalmente. E lo sviluppo del lessico in questo senso non è soltanto appunto uno sviluppo di lessico specifico della disciplina, ma è anche lo sviluppo appunto del lessico in generale. Sono capacità trasversali, di fare collegamenti, di trovare appunto i nessi e le relazioni e attraverso le parole riuscire ad esprimerli. E, come diceva Cristina, c'è una rubrica specifica che aiuta il bambino a fare queste
queste relazioni, a ricercare dei punti di contatto ed è password per un collega appunto dallo spunto, un input per fare un collegamento e quindi trovare dei contenuti simili che possono avere un modo di essere approfonditi oppure di essere consolidati attraverso il contributo di discipline diverse. Molto importante è la capacità espositiva argomentativa, quindi noi ci concentriamo moltissimo non solo sull'acquisizione di un metodo che insegna al bambino ad operare schemi, mappe, quindi a lavorare autonomamente per iscritto, ma soprattutto anche nella parte espositiva, rielaborativa, proprio con la cura del linguaggio e con il supporto di queste strategie che aiutano il bambino con indicatori e modalità sempre guidate e accompagnate a esprimersi, a parlare, ad esporre quanto hanno studiato, anche attraverso l'individuazione appunto di nessi, di legami, che facilitati dall'uso consapevole del linguaggio, che quindi abbiano, diciamo, una reticolarità disciplinare, non solo la specificità, che comunque sono due cose importanti, ma ecco, ma devono essere complementari. Nella guida, per ciascuna unità tematica, sono individuati i tempi, i materiali, le soluzioni organizzative, i contenuti digitali, sono individuati anche tutti gli obiettivi che concorrono allo sviluppo di certi contenuti e poi abbiamo tutta un'articolazione, diciamo, dell'unità. Con la fase di avvio, la fase di svolgimento e la fase valutativa. Quindi abbiamo valutazioni per livello e come abbiamo visto ci sono anche verifiche di livello per accompagnare appunto l'apprendimento di tutti i bambini affinché sia un metodo inclusivo, proficuo e soprattutto ecco, interdisciplinare, che dia la capacità ai bambini di acquisire competenze trasversali. Grazie, grazie Tiziana, sei stata estremamente esaustiva, hai fatto veramente una bella panoramica su tutti i punti di forza del progetto. Io adesso vorrei invece approfondire con Fabiana Polese qualcosa di matematica, che sicuramente sarà uno degli elementi che interessano molti degli insegnanti in ascolto, perché sappiamo che quando si adotta un sussidiario la matematica è un po' la materia più ricercata, più, ecco. Quindi, due cose, Fabi, che nel progetto Mappe abbiamo anche le mappe per matematica e quindi perché le abbiamo messe e qual era un po' il nostro scopo, certamente non solo per ripetere, no, la matematica, ma ci sono degli atu molto interessanti. E poi se fai magari un piccolo approfondimento su delle cose che io ho spiegato velocemente, che è il laboratorio Invalsi, che secondo me è veramente un progetto estremamente efficace ed interessante. Con Vai. piacere. Abbiamo detto le mappe servono per spiegare, per imparare a parlare, per imparare ad esporre quanto si è appreso. Normalmente in matematica non si fa un'esposizione orale, non c'è un'interrogazione orale in primaria, però è comunque importante che il bambino impari a esporre anche la matematica con le giuste parole, lo diceva prima Anna Maria Piccione, le parole corrette per esprimersi sono importantissime. Attraverso queste mappe noi aiutiamo proprio il bambino a imparare a ripetere anche delle semplici regole, con le parole giuste, ma questo sarà poi un lavoro che ci servirà anche per imparare ad argomentare. E questo ci dà proprio, l'aggancio al L'Invalsi. L'Invalsi è un argomento estremamente combattuto fra gli insegnanti, chi lo adora, pochi, chi lo detesta. Secondo l'autrice Germana Girotti e anche secondo noi naturalmente, la cosa molto importante è che l'Invalsi non diventi un allenamento meccanico.
deve essere qualcosa che stimola il pensiero del bambino. Allora, cosa abbiamo fatto? Abbiamo pensato a un laboratorio in Valsi. L'autrice ha scelto dei quesiti particolarmente interessanti, proposti proprio nelle prove nazionali, e si parte da lì. Qual è il modo che secondo noi è il migliore per utilizzare queste pagine? Proponiamo ai bambini di trovare delle soluzioni a questi quesiti invalsi, di trovarne tante, di trovare strategie diverse, di trovare strade diverse per risolvere. Poi magari andiamo anche a confrontarlo con quanto abbiamo proposto nel sussidiario. Magari scopriamo anche che abbiamo trovato noi in classe una soluzione migliore, una soluzione che ci sembra perfetta. Possiamo anche metterci alla prova, perché poi ci sono degli altri esercizi analoghi, e vedere se la nostra soluzione è estensibile a tutti gli esercizi, oppure se è perfetta solo per quella risposta, e quindi poi non mi serve per affrontare anche altri problemi, oppure se funziona benissimo. Questo ci permetterà proprio con la classe di avviare non un allenamento all'Invalsi, ma un'esercitazione di pensiero matematico, uno sviluppo di pensiero matematico attraverso problemi. E quindi ci permetterà poi di affrontare anche la prova Invalsi vera e propria con la massima tranquillità. Cristina, spero di essere stata esaustiva, se no chiedimi. No, grazie, sei stata es molto esaustiva. Io adesso vorrei invece, chiamo Donatella Merlo, per dirci qualcosa perché arrivano molti insegnanti, molti commenti che parlano di DAD. Scusate, devo staccarmi perché mi co devo collegare ai ragazzi, Certo, devo via. visto. Quindi, ecco, quindi parliamo proprio di questo, cioè come i materiali digitali e i video aiutino gli insegnanti in questa didattica a distanza. Sì, un saluto di nuovo a tutti perché è passato un po' di tempo, quindi niente, volevo dire, volevo sorvolare, diciamo, sulla cosa più ovvia, che è il formato digitale del testo, che comunque, da quanto ho potuto capire anche parlando con gli insegnanti che lo utilizzano, nella DAD si è rivelato utilissimo come punto di partenza o punto di arrivo. Comunque poter reperire il materiale già digitalizzato ovviamente è stato una cosa utile. Vorrei invece dire due parole sugli audio. Ecco, gli audio di solito vengono pensati soltanto come elemento per facilitare la lettura del libro da parte di bambini con difficoltà di vario tipo, no? Io penso che invece sarebbe utile usarli anche nella didattica a distanza, proprio perché a volte i bambini adesso sono stanchi, sono pigri, non hanno voglia di leggere il libro. Sentirselo leggere, magari anche letto bene, con l'intonazione giusta, aiuta il bambino a entrare un po' meglio dentro gli argomenti, no? Quindi ascoltare la lettura delle pagine del libro aiuta anche a memorizzare, no? A fissare i concetti, termini nuovi di cui abbiamo parlato ampiamente, il fatto del lessico, no? Questi termini che devono entrare a far parte del bagaglio degli allievi. Diventano anche dei modelli da utilizzare poi nell'esposizione orale, perché il bambino impara a dare magari l'intonazione giusta, a costruire in modo corretto le frasi, eccetera. Parliamo per ora di tutto il resto, appunto, tutta la parte digitale che è a corredo del testo, che devo dire molto ampia e so che è in continuo aggiornamento anche. Insomma, l'unica cosa che posso dire è che quei materiali sembrano fatti apposta per la DAD, cioè anche senza averci pensato prima, tutto quello che troviamo è già fatto in un'ottica di utilizzo, forse era stato pensato per la LIM, ma a maggior ragione funziona in questo contesto di DAD, anche perché quei materiali suggeriscono moltissime strategie didattiche che sono facilmente trasportabili in questo sistema di didattica. Faccio qualche esempio. Si può, ad esempio, iniziare a lavorare su un certo argomento a partire da un video, da uno dei video che sono presentati fra i materiali digitali. Oppure un video può servire per rendere più espliciti certi passaggi che soltanto letti o raccontati o spiegati anche dall'insegnante sarebbero di più difficile comprensione, no? Per esempio, penso alla fotosintesi o a capire com'è la struttura di una cellula, cose di questo tipo. Ma un video, diciamo, può anche illustrare meglio delle parole
e delle descrizioni che si trovano nelle pagine del testo anche come condurre un esperimento scientifico. Allora, vedere proprio la preparazione dei materiali, cosa succede, eccetera, è chiaramente è più, come dire, più facile da seguire che non attraverso una lettura. Ad esempio, c'è un bellissimo video sulla capillarità, con un'esperienza che non è un'esperienza che è abbastanza comune, quella del gambo di sedano inserito dentro l'acqua colorata, e poi ce ne sono altri anche che sono suggeriti nel testo, ma che con il video assumono ovviamente un'altra valenza. Ma una cosa che secondo me è non trascurabile è che i bambini hanno a disposizione adesso, proprio nella DAD, attraverso anche i genitori, la possibilità di produrre loro stessi dei video. Quindi quei video che hanno visto magari nei materiali digitali possono diventare dei modelli per produrne essi stessi, no? Ai bambini piace molto fare i video. Io ho un esempio anche in famiglia: mio nipote in quarta, appunto, ha creato un video personale in cui spiega la fotosintesi con i mattoncini da costruzione, no? Un altro in cui fa vedere come ha fatto lui l'esperimento del sedano. Poi ha realizzato uno stop motion con i personaggi presi dalle costruzioni, in cui racconta la scoperta della tomba di Tutankhamon e integra il video con immagini che ha trovato su internet. Quindi c'è anche tutta una serie di competenze digitali che comunque i bambini hanno, oppure che si costruiscono anche attraverso questa modalità. E abbiamo molti esempi quindi di attività che possono trasformare il momento della DAD anche un esempio di classe capovolta, proprio come dicevamo. Vi segnalo però anche un materiale che secondo me è molto utile nella parte video, che sono le schede di comprensione del video. Allora, immaginiamo di aver dato ai bambini uno di questi video da visionare, oppure di averne trovato anche un altro magari su YouTube. La scheda di comprensione del video è molto importante, perché con quella scheda, se andate poi a cercarla nei materiali, vedete che si chiede al bambino di anticipare i contenuti del video basandosi sul titolo, quindi di creare l'aspettativa, no? Fatto questo, il bambino, diciamo, si predispone a vedere il video con uno spirito leggermente diverso, no? E poi si chiede ovviamente di spiegarne i contenuti, insomma, diventa un pochettino più descrittiva. Quello comunque è un bel modello che si può imitare, se ne possono preparare di analoghe per verificare cosa i bambini veramente capiscono attraverso un video. Un'altra cosa molto importante che c'è nei materiali video, e non è, appunto, sottolineo, non è una cosa di adesso, è una cosa che c'era già e che però in questa situazione si rivela particolarmente utile. Come facciamo a raccogliere i materiali prodotti e i link alle risorse esistenti sul nostro sito? Lo strumento più semplice, io l'ho verificato anche con i colleghi in questo particolare periodo, è il Padlet. Allora, sul nostro sito trovate sia la spiegazione di come realizzare un Padlet, sia alcuni esempi di Padlet. Il Padlet, per chi non lo sa, è una bacheca digitale su cui si possono fare le cose più disparate anche a seconda del formato che si sceglie. Io li ho utilizzati un po' tutti. Allora, se si sceglie ad esempio il formato che simula la linea del tempo, possiamo utilizzarla per far raccontare ad esempio le diverse fasi di un esperimento. Oppure nel formato colonne possiamo raccogliere le domande di un'attività di questioning. Tra l'altro, le attività di question sono inserite dentro il libro e sono molto interessanti. Sul sito trovate anche le domande da utilizzare nelle diverse fasi di questa attività. E ogni colonna può essere una domanda con sotto le risposte dei bambini. Stesso uso si può pensare, ad esempio, per le attività di debate e cose del genere, no? Trovate degli esempi, adesso non ho tempo di dilungarmi troppo su questo. Però, appunto, secondo me questo strumento si adatta ad un uso, vario, anche ad un uso, se vogliamo, molto più scolastico. Ad esempio, dedicare ogni colonna ad un ambito di studio con la sequenza dei compiti da svolgere, le risposte date dagli allievi, l'invito, ecco, cose di questo genere. I Padlet che si trovano sul libro digitale sono
veramente uno strumento utile. Probabilmente qualcuno magari li sta già utilizzando adesso per la didattica avanzata. Grazie Donatella. Adesso io chiedo l'intervento del direttore commerciale Maurizio Paolino, perché tantissime domande sono arrivate proprio su si può adottare, non si può adottare, e proviamo a fare chiarezza. Devi accendere il microfono, bene, proviamo a fare chiarezza proprio su questo tema come un ultimo passaggio prima dei saluti finali. Bene, grazie Cristina, grazie ai nostri collaboratori e tutti gli interventi, e soprattutto grazie agli insegnanti, perché 2 ore di attenzione da parte vostra sono veramente encomiabili. Devo dire che anche le domande sono state molto molto interessanti. Io rispondo per quanto riguarda il tema delle adozioni, provo a rispondere per quanto riguarda il tema delle adozioni. Avete chiesto appunto se è possibile avere indicazioni in merito al blocco delle adozioni, se si possono cambiare i testi in adozioni e come posso fare a cambiare il testo se il mio dirigente ritiene che non si debbano confermare i testi dell'anno precedente. Allora, molto brevemente, e mi scuso perché abbiamo, come dire, i tempi molto, molto serrati per la risposta succinta. Al momento non è provvisto alcun blocco adozionale, quindi non è assolutamente esclusa la possibilità di fare nuove adozioni. Quindi poi ciascuno di voi può dare corso ad adozioni di nuovi libri di testo. Peraltro, voi insegnanti della scuola primaria, in realtà non fate nuove adozioni, voi scegliete i docenti appunto che sono in terza e in quinta e devono scegliere il libro per la classe quarta, per la classe quinta, operano una scelta adozionale, cioè scelgono il libro col quale lavoreranno per 3 anni nel primo ciclo e per 2 anni nel secondo ciclo. Inoltre aggiungo che forse, come è stato anche scritto in una nota dell'Associazione Nazionale Presidi, oggi più che mai servono strumenti aggiornati in linea con le esigenze indotte da questa nuova modalità di insegnamento e di apprendimento che è la didattica a distanza. Quindi vale proprio la pena di tenere in grande considerazione l'evoluzione del modo di insegnare. Per quanto riguarda invece il tema come faccio a cambiare testo se il mio dirigente ritiene che si debbano confermare i testi dell'anno precedente, quello che suggeriamo è di confrontarsi e di motivare le scelte prima di arrivare all'atto formale. Vi ricordo che l'adozione dei libri di testo rappresenta l'espressione dell'autonomia didattica e della libertà di insegnamento. Io altro non ho da aggiungere, in così breve tempo questo potevo dirvi, spero di essere stato chiaro e vi ringrazio tutti per l'attenzione. A presto. Grazie Maurizio, diciamo anche agli insegnanti che metteremo a disposizione loro queste slide dei progetti in modo tale che se devono fare le riunioni per l'adozione possono avere un appoggio per presentare i progetti. Approfitto di questi ultimi minuti per dirvi che venerdì avremo un altro incontro, questa volta alle 16, presenteremo l'altro libro di lettura del secondo ciclo, Leggiamo il mondo, e l'altro sussidiario, Scopriamo il mondo. E ora chiamo tutte le autrici che mi hanno accompagnato in questo webinar live, ecco Laura Di Baldiserra, Donatella Merlo, Tiziana Canali, Fabiana Polese e Anna Maria Piccione, e vi ringrazio tantissimo di queste 2 ore passate insieme, della vostra competenza, ma soprattutto io voglio ringraziarvi della vostra passione, perché spero che sia stato colto da tutti gli insegnanti questo amore che mettete nelle cose che fate e che fa dei progetti qualcosa di veramente speciale che noi speriamo vivamente che gli insegnanti sentano, che possono sentire tutti i giorni in cui usano i loro libri in classe. Grazie veramente della vostra passione. Grazie a tutti e del lavoro che facciamo insieme da anni.